qua dentro a porre attenzione. E sicuramente operazioni di questo tipo stanno creando quella giusta consapevolezza fuori da qua dentro. E stanno facendo capire come si lavora qua dentro, perché la ringrazio Presidente Di Giacomo per essersi soffermato sull'aspetto patrimoniale. Chi ha parlato dopo, l'onorevole Laccoto, sull'aspetto del personale. Andiamo per frammenti e ci rendiamo conto su questo impervio cammino, un cammino che veramente definire sordido e squallido è poco, di chiusura di una struttura sanitaria pubblica a servizio della città di Messina. Assessore, mi sente, anche se le conversazioni e i confronti con lei sono stati tanti da parte mia e in commissione su questa questione, per andare alla verità e al nocciolo. Quindi è già il problema degli immobili, del patrimonio, che non è da poco. Qua arriviamo a patrimoni, sappiamo bene che l'ospedale Piemonte ha avuto donazioni dal momento della sua istituzione, proprio affinché venisse istituita una struttura ospedaliera all'indomani del terremoto di Messina. Cioè, è un patrimonio storico per la città di Messina, oltre che un patrimonio dove è allocato un ospedale messinese. Il patrimonio è un nodo ancora non risoluto. Io ho chiesto in commissione più volte all'allora assessore Borsellino di dirmi come sarebbe avvenuto il trasferimento, se c'è questo trasferimento, di sottolineare non in questa fase l'inalienabilità, ma addirittura l'indisponibilità del patrimonio sanitario, che sappiamo che è a fine pubblico. E qua silenzio. Ancora il personale, ritorniamo agli emendamenti dell'onorevole Laccoto. Perché? Perché è un'operazione nebulosa. Come è nebuloso tutto quello che non ha appiglio con la verità e con la realtà, e ci devono fare ingoiare cittadini siciliani, oltre che messinesi, le loro sporche manovre. E allora ve le vengo a spiegare le manovre, perché qua c'è tutta una serie di menzogne e di bugie che sono state portate avanti con questa operazione, che è durata più di un anno e comunque affonda le proprie radici anche, possiamo dire, dal 2011 in poi. Un insieme di falsità, come la rana bollita di Chomsky. Io la metto a bollire, tanto le do da ingoiare le informazioni, questa bolle, 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 dopodiché quando l'acqua avrà aumentato la temperatura la rana è morta. Andatevi a leggere Chomsky se non conoscete questo pensiero. E allora, andiamo a vedere le bugie una per una. È un'operazione che nasce ce lo impone il decreto Balduzzi, udite, udite, dobbiamo chiudere l'ospedale. Il decreto Balduzzi, chi lo ha letto? Io l'ho letto. Prevede che per le ragioni a statuto speciale, le ragioni possano, in virtù dell'articolo 17 del nostro statuto, non essere sottoposte alle stringenti, chiaramente si intende, la sanità qua non può essere una proliferazione di posti letto, ma dobbiamo anche capire se non andiamo strumentalmente a utilizzare dei decreti legislativi per i nostri porci comodi. Perché qui, in questo momento, cosa stiamo facendo? Una sanità siciliana, addirittura, ma se anche non la volessimo sottoporre all'articolo 17 e alla libertà che ci dà lo statuto, il Balduzzi prevede che il presidio ospedaliero di base, con bacino fino a 150.000 abitanti, assessore Cucciardi, lei lo sa, può rimanere in vita. E allora dov'è il nodo? Il nodo sono i doppioni. Bene, chiudiamo i doppioni. L'operazione di Vullo, mandato da questo assessorato, lei Borsellino si intende, la continuità amministrativa ci permette di poter parlare con continuità globale, per chiudere l'operazione. Perché l'ospedale? Perché il direttore Vullo ha gradualmente reso inefficiente con atti amministrativi l'ospedale. E l'abbiamo visto gradualmente, diciamo, su questa operazione c'è stata veramente una campagna mediatica anche scadente sotto il profilo della verità. E allora un decreto dopo l'altro, svuotiamo l'operatività dell'ospedale, fino ad arrivare al fatto che era poco sicuro, i carotaggi avevano dimostrato che era poco resistente alla sismicità. Bene, però andiamo a leggerci anche le altre carte e veniamo a scoprire che 3 milioni sono stati spesi per la ristrutturazione della piastra chirurgica dal 2010
e ancora abbiamo i padiglioni 4, 5, 6 e 7 e ancora abbiamo altri beni del Piemonte alienati per cifre che superano i 10 milioni dal 2010 ad oggi. Per far cosa? Per mantenere e potenziare la struttura. E allora o siamo schizofrenici o questa struttura che io ho visitato e invito assessore lei a visitarla, diciamo, non lo so se poi la fondazione l'IRCS Bonino Puraio le permetterà di entrare, a visitare questa struttura con le sale operatorie nuove, con i letti ospedalieri nuovi, e vada al policlinico, altro tasto dolente, dove mi dicono gli operatori che non potrebbero ricevere più di 30.000 accessi del pronto soccorso dopo la chiusura dell'ospedale Piemonte, praticamente doppiando gli accessi attuali al policlinico. Io ci sono stata lì, mi sono messa fuori dall'ospedale policlinico. La notte prima si erano verificate due risse all'arrivo delle ambulanze e il giorno dopo erano arrivati pure ricoveri impropri e persone che dovevano andare all'UDIC e invece sono transitati al pronto soccorso. Di che stiamo parlando? La sanità messinese verrà distrutta, altro che salvare il Piemonte. Andiamo invece ancora a ritroso. I decreti del direttore Vullo sono serviti per depotenziare una struttura, per dire dobbiamo chiuderla. E come dobbiamo chiuderla? No, non la chiudiamo, vengono i salvatori. Salvatori chi sono? I presentatori di questo disegno di legge, l'onorevole Picciolo, l'onorevole Formica, che non si capisce perché non debbano a quest'aula spiegare le ragioni di questo disegno di legge. Io attendo, perché lei non si era scritto a parlare, quindi io le chiedo, perché la gente ha bisogno fuori di comprendere. E allora praticamente salviamo il pronto soccorso con che cosa? Con l'IRCS Bonino Puleio. Peccato che però l'IRCS Bonino Puleio, per le finalità che sono nel decreto 288 del 2003, ha finalità di cura, ricovero e ricerca. Del resto, se fosse possibile in questa maniera così tranquilla e serena far transitare unità ospedaliere ad un'azienda unità operativa ad un'azienda ospedaliera e da un'azienda ospedaliera a un IRCS e al contrario, non avremmo avuto tutto questo casino mediatico, mi scuso per il termine, che ha straziato la città di Messina e le persone che sanno che la gente è morta dal luglio scorso sulle autoambulanze nel tragitto tra il Piemonte e il Pavardo, tra il Piemonte e il Policlinico, perché il pronto soccorso non poteva, per indicazione di Vullo, accogliere i politraumatizzati, non poteva accogliere i gravi sostanzialmente, cioè soltanto i gravissimi si dovevano mantenere. E noi sappiamo che noi messinesi, Presidente Arbizzone, anche lei sa, che le distanze tra i vari presidi sono lunghe e Messina ha un unico asse viario fondamentale. E allora che cosa si fa? Io, se non avrò chiarezza sull'operazione immobiliare soprattutto, non ce ne andremo da qua dentro, e proporrò un mio emendamento, altro punto importante, perché l'IRCS non può garantire allo stato attuale che ne dica il Ministero, e non deve garantire un pronto soccorso di base, perché le parole pesano come le pietre. Il pronto soccorso, se noi vogliamo fare un servizio reale ai messinesi, deve essere corredato di tutte le unità operative a supporto, e questo lo sa ormai a Messina, anche i bambini lo sanno, altrimenti è aria fritta. E state chiudendo un ospedale a Messina senza che il Balduzzi ce lo imponga e senza che ci siano le ragioni. I doppioni, andatevi a vedere i doppioni che ci sono a Catania. Andatevi a vedere i doppioni che ci sono a Catania, e non è una ragione, perché allora mi chiudete anche i doppioni di Catania, e non voglio fare un discorso campanilistico. E allora il pronto soccorso emenderò perché passi una struttura completa, e perché soprattutto in questo disegno di legge eventualmente venga, che è una carta bianca data all'assessorato e quindi al governo di fare un po' come gli pare, vengano stabiliti dei principi base di trasparenza, di legalità, di giustizia rispetto all'amministrazione di beni pubblici e rispetto all'offerta di un servizio sanitario, perché non si può dire ora vado al governo io e me la vedo io con la sanità, faccio quello che mi pare,
i posti letto per acuti, e la gente a Messina lo sa quello che vuol dire, me li porta al Papardo, gli lascio la riabilitazione, l'hospice, all'IRCS, e gli mettiamo la bella croce fuori, che non vuol dire niente, perché diventa un ospedale che praticamente, in cui io arrivo, poi mi rimbragano su un'altra ambulanza e me ne vado fuori. E capisco anche le posizioni degli altri deputati della provincia, che giustamente, allora quando si parlò di un passaggio all'ASP, economicamente questa cosa andava a dare fastidio ai deputati della provincia, perché qua praticamente c'è una coperta che è troppo corta, giusto? Però se possiamo pagare i posti letto all'IRCS, lei assessore mi disse addirittura tempo fa che il disavanzo del Piemonte non era di 12 milioni, bensì di 5 milioni, e allora la possibilità di mantenere la struttura c'era. Quindi io non capisco, e vado a chiudere il discorso, la necessità, l'urgenza di questa operazione, quando il Balduzzi dovrà entrare in vigore al 1° gennaio 2017, a chi serve? Cui prodest? Chi è l'utilizzatore finale di questa operazione? Assessore, ce lo deve dire, perché sicuramente non è la cittadinanza messinese. Grazie. Grazie. Onorevole Zaffarana, onorevole Formica.